Com'è stato il tuo interesse verso il mondo del digitale e il pensiero di affiancarlo alla comunicazione del tuo studio legale? Ma allora, come ricorderai, nel periodo Covid, stando tutti a casa, chiusi in casa, ormai a lontano ricordo, mi sono posto delle domande riferite al mio lavoro. In particolare, pensai al discorso delle locazioni commerciali, no? Pensavo a tutti questi negozi chiusi, come faranno e come potranno fare a pagare nel lungo periodo l'affitto. Pertanto, la mia idea era stata quella di dare un messaggio un po' ai più, di provare a trattare, a rinegoziare proprio il canone, data questa crisi pazzesca che abbiamo vissuto noi tutti. Allora, questo è importante perché tu sei partito da un'idea, hai capito un problema che c'era e hai voluto aiutare le persone che avevano questo problema. Quindi hai pensato però di arrivare a tutte queste persone utilizzando degli strumenti di marketing digitale, perché sennò come avresti raggiunto queste persone? Assolutamente sì, perché il pensiero è stato: cosa faccio? Chiamo le persone che conosco. Sappiamo che l'avvocato di solito viene chiamato dal cliente quando ha un determinato problema, un'esigenza specifica. In quel caso il problema era generalizzato, quindi io volevo portare un messaggio a tutti, in quel caso, i commercianti della regione, provincia d'Italia, in ordine a una problematica che si doveva affrontare e quindi come fare a raggiungere le persone non singolarmente ma in maniera generica. E da lì ho pensato di rivolgermi a te ed è stata una cosa bellissima perché è stata per me la prima volta che ho fatto un'esperienza del genere, cioè rivolta alla massa, se possiamo usare questo termine, non al singolo. Esatto, quindi ci siamo conosciuti, mi hai interpellato, abbiamo iniziato questa collaborazione e abbiamo creato un prodotto, praticamente, se così si può definire, un servizio, diciamo, e più che altro l'abbiamo promosso attraverso gli strumenti del marketing digitale. Tu mi hai dato fiducia, io ho messo in atto quello che c'era da fare e quindi cosa succedeva? Che ti arrivavano contatti di persone che non conoscevi. Sì, attraverso il messaggio che abbiamo veicolato nella rete, ripeto, per me è una prima esperienza che poi successivamente ho rifatto e rifarei, perché ho dato un messaggio chiaro, informativo alle persone, le quali in maniera numerosa mi hanno anche ringraziato, anche nel momento in cui non avevano bisogno di un servizio, perché comunque si è fatta corretta informazione, non mirata solo all'acquisizione di una clientela, come di solito si tende a fare, ma per dare una corretta informazione su una materia, su un problema che molti poi hanno deciso di affrontare anche con successo. E quindi la cosa importante che è stata proprio quella di raggiungere le persone con delle informazioni precise che spesso non hai e che devi autonomamente cercare in internet. Però spesso sappiamo che le ricerche fatte autonomamente non sono mai professionali, molto mirate e specifiche. Esatto, infatti noi facemmo, oltre a un sito web specifico, delle inserzioni che andavano proprio a colpire quel tipo di problema e dove Andrea aveva fatto anche dei video, avevamo creato dei video dove spiegava un po' come si poteva risolvere in breve questo problema e che se le persone avessero contattato lo studio legale avrebbero poi potuto approfondire la tematica ed essere anche aiutati. Quindi è un sistema che sicuramente ha senso. Nel 2024, quando ancora purtroppo tanti studi legali sono ancora un po' legati al passaparola, diciamo così, che funziona, ha senso, ma con questi metodi, diciamo, digitali, comunque si riesce ad arrivare più persone che poi magari instaurano anche poi col tempo un rapporto e diventano anche clienti per altre problematiche, no? Assolutamente sì, perché oggi anche gli studi legali da ormai molti anni vanno verso una specializzazione. Allora, c'è lo studio legale è specializzato nell'infortunistica stradale, Esatto. quindi è uno studio al quale ti rivolgi se hai quel tipo di problema e che è preparatissimo in materia. Quello che si occupa del brand, dei marchi, della registrazione dei marchi, marchi di impresa, eccetera, studi che fanno altre, che seguono altre materie. Quindi, secondo me, spesso oggi l'utente, a seconda del tipo di interesse o problematica che possa avere,
tende a cercare lo studio specializzato in quel qualcosa. Le informazioni a volte però sono un po' asciutte, perché chiaramente nessuno ad oggi tende a fare una informazione mediatica su una problematica. E questo secondo me è un limite, ma è un indirizzo invece verso il quale si dovrà andare, quello di fare una informazione precisa e far capire la preparazione dello studio in una determinata materia. Quindi raggiungendo più persone possibili, informandole conseguentemente e suscitando un interesse verso quella pratica che poi può essere acquisita dallo studio conseguentemente perché c'è un interesse della parte. Esatto, quindi non siamo più nell'epoca in cui lo studio legale si promuoveva dicendo studio legale XY, siamo qui, vi aspettiamo. Ecco, questo no. Io purtroppo oggi vedo ancora studi legali che si promuovono in questo modo, ma non ha senso perché la persona vede la pubblicità, ma non ha nessun beneficio a contattare lo studio legale in quel momento. Il senso è invece quello di scegliere una tematica importante che colpisce le persone e proporgli una soluzione con dei video o con delle inserzioni che invitano le persone che hanno quello specifico problema a essere contattate, ecco, a creare questo rapporto tra lo studio legale e le persone che hanno quel problema. Poi tu sei magari specializzato in una cosa, però hai comunque un'area nella quale puoi intervenire, quindi si decide una tematica importante su cui lavorare, poi dopo un certo periodo si può anche aprire una nuova sezione, diciamo, nella quale vai a risolvere un altro tipo di problema. Assolutamente sì, sappiamo che le due grandi materie nel mondo degli avvocati sono il diritto civile e il diritto penale, diverse tra loro, ma il diritto civile in particolare, del quale anche mi occupo, è una materia molto vasta e quindi Esatto. passa dalla contrattualistica al diritto di famiglia, alle successioni, quindi ogni studio spesso cura delle materie in maniera un po' più particolare, ognuno è in grado di affrontarla. E quindi la cosa però che ripeto, tendo a sottolineare e ribadire è che mentre una volta il cliente dello studio era spesso una persona poco preparata, oggi con l'ausilio di internet, tutti i mezzi e ci sono social, spesso un po' tutti ormai hanno delle informazioni un po', diciamo, generiche, approssimative. Quindi quello che mi piace è che comunque lo studio dia un'immagine, un'informazione molto precisa, specifica di una materia, in modo tale che si fa proprio una corretta informazione. Quindi la persona che riceve l'informazione capisce l'affidabilità dello studio per quella materia e in caso di necessità pensa di rivolgersi direttamente allo studio, perché oggi si va verso una specializzazione un po' in tutti i settori lavorativi. Esatto, condivido. Quindi com'è stata l'esperienza? Praticamente ti arrivavano questi contatti e tu cosa facevi? Li chiamavi e parlavi con queste persone? Attraverso appunto diciamo, le notizie che abbiamo dato e con le quali abbiamo raggiunto più persone, quelle interessate mi chiamavano, mi contattavano chiedendomi un po' quello che si sarebbe potuto fare per la problematica. A quel punto dai delle informazioni, ti incontri, ragioni sul problema specifico e se vi è l'interesse, sì. Avvia una pratica come si è soliti fare, però ecco, la persona viene già preparata conoscendo la materia e sapendo che tu sei una persona che in quella materia comunque può dare, può fare la differenza, perché oggi c'è anche tanta sfiducia sociale in senso generale. Quindi quando un legale anche dà un'informazione corretta e rappresenta una preparazione su quel tema, sicuramente ingenera nel cliente, nel consumatore, nella persona che può necessitare di un'informazione, un senso di affidabilità, di affidamento fondato. E Esatto. quindi è assolutamente una cosa che consiglio di fare. Esatto, il fatto di esporsi anche con dei video o con dei post fa sì che le persone che ti vedono acquistino già una sorta di confidenza con te senza neanche che ti conoscano. Quindi ti vedono nei video, ti sentono parlare, sentono come ti esprimi e quindi dopo quando ti contattano sono già ben disposti, diciamo, perché si fidano della tua competenza perché l'hanno sentita anche
vista sui social Sì, network. perché mi permetto di dire che questo tipo di servizio non è autopromozionale, per Esatto. dire io sono più bravo, guadagno più degli altri, sono più bravo degli altri, ma dai delle informazioni precise su quello che può essere il modo di affrontare una problematica, quindi le necessità, le dinamiche, la durata, anche i costi, queste cose, che rassicuri la persona che la percepisce, non è quella che potrebbe essere lo schema di una pratica. E questo ormai nella sfiducia generale che c'è, aiuta molto ad un primo approccio con il cliente, futuro cliente. Quindi alla fine queste persone sono arrivate, tu hai spiegato loro quello che si poteva fare, hai aperto delle pratiche e quindi poi mi dicevi che hai comunque avuto un buon riscontro con persone che non conoscevi, che avevano anche attività importanti. Assolutamente sì, in quel periodo lì un sacco di attività commerciali anche molto grosse in più province della regione Veneto dove diciamo opero si sono rivolte, abbiamo sviluppato una relazione con la controparte, quindi in quel caso si parla di contratto d'affitto, di locazione, quindi conduttore, locatore, si è divenuti a molti accordi, in altri si è fatto un percorso un po' più complesso, legale. Comunque, nel caso di specie, ha portato a una soddisfazione perché in quel momento la problematica delle allocazioni commerciali legata al periodo del Covid, del pandemico, è stata qualcosa di che fino ad allora fortunatamente non era mai successa. Speriamo non risucceda, però diciamo che davvero l'intervento è stato opportuno e ha portato soddisfazione. Esatto, quindi alla fine cosa possiamo estrapolare da tutto questo? Che se uno studio legale vuole approcciarsi al web, la cosa principale e fondamentale è scegliere una tematica di cui ha padronanza e puntare su quello. La tematica che va poi ad aiutare le persone che hanno quello specifico problema. Quindi se io te adesso dovessimo iniziare di nuovo, visto che il Covid è finito, quella problematica adesso non c'è più, andremmo a cercare un'altra problematica e ad attirare le persone che hanno quella necessità. Quindi questo è lo schema che noi facciamo e che è importante perché magari un'agenzia qualsiasi a cui uno studio legale si riferisce non ha queste nozioni e quindi gli fa delle campagne generiche sullo studio, siamo qui, sappiamo fare questo, sappiamo fare quell'altro, non è tanto quello che tu sai fare, ma qual è il servizio che puoi usare o le competenze che puoi usare per aiutare un certo target di persone. Assolutamente sì, ma anche perché la novità qual è? Che oggi la società rappresenta quotidianamente nuove insidie, problematiche, contratti nuovi, no? Se noi guardiamo il codice, sono del 42, il codice civile, quindi voglio dire, ci sono un sacco di contratti, il contratto di leasing non è un contratto che era disciplinato dal nostro codice, ma è un contratto che ha una natura straniera, che poi viene acquisito con delle apposite normative, quindi capite bene che essere preparati oggi è difficile, quindi a volte il nostro apporto deve essere proprio quello di sostenere, di informare, di chiarire. E quindi il mezzo social oggi è fondamentale proprio in questa veste, dove tu devi rappresentare quelle che sono le soluzioni a problematiche che purtroppo quotidianamente succedono in tutti, in qualsiasi materia. Esatto, La esatto. sanità, l'assicurazione, la contrattualistica, cioè. Veramente, tra virgolette, in senso buono, è difficile, no? Sapere un po' di tutto, ma c'è un sacco da sapere. E quindi il nostro apporto deve essere anche specifico in questo senso. Sì, hai avuto qualche problema nell'esporti? Cioè, quando ti ho detto facciamo dei video, tu non è che di mestiere fai video, come ti sei sentito, diciamo? Sì, beh, è chiaro che per un avvocato l'esposizione mediatica viene sempre vista un po' con reticenza, perché così la professionalità, l'etica, la deontologia della professione ti porta a non esporti con video, cose magari particolari, anche colorate, eccetera. Si mantiene sempre un certo profilo di serietà, quindi il giusto mix è quello di dare dei dati obiettivi. Non personalizzare la cosa, ma
ma semplicemente, come ho usato più volte il termine, fare una corretta informazione su delle tematiche che possono arrivare al fruitore, al cliente, giovane o vecchio che sia, e che apprenda qualcosa di nuovo che se poi vorrà sviluppare perché ne ha la necessità, sa di trovare una persona capace, ecco. Esatto. Poi sì, magari uno scopre che riesce a essere anche più disinvolto di quanto immaginava davanti a una videocamera. Poi ci sono comunque tanti strumenti che facilitano e aiutano le persone a mostrarsi o anche a parlare. Abbiamo tante anche applicazioni che ti fanno scorrere il testo mentre parli, così riesci anche, non devi neanche pensare a quello che devi dire perché leggi. E ovviamente quello che leggi è quello che hai scritto tu, quindi dici cose sensate, però ci sono anche applicazioni che facilitano questo compito di esporsi, di fare video, crearli. Ah, ma ancora oggi mi rendo conto che spesso un sacco di persone, quando hanno un problema, non sanno nemmeno a chi rivolgersi. Quindi spesso il famoso passaparola, chiami l'amico al quale chiedi: ma ho un problema, cosa mi consigli, da chi devo andare? Esatto. Quindi questo è un problema che per me può essere risolto nel momento in cui trovi dei servizi, dei format che magari sulla materia ti danno delle indicazioni. Quindi è già proprio un aiuto reale verso qualche cosa di specifico del quale potresti avere bisogno. Esatto. Quindi l'esperienza di digitalizzare lo studio e di usare gli strumenti del marketing digitale per mostrarsi a una platea ampia, possiamo dire che è stata un'esperienza positiva. Assolutamente sì, la consiglio, soprattutto come dicevo prima, rivolgendosi a professionisti seri, come ho trovato ad essere tu, che fanno un servizio, ripeto, obiettivo, fatto bene, informativo e non pensando solo all'autopromozione della persona, ma cercando di dare un servizio completo, informativo, che possa poi avere un ritorno anche in termini di pratica per il professionista. Esatto, e comunque in più esporsi in questo modo fa anche pubblicità generica allo studio, quindi sì, tu proponi un servizio specifico, però in generale fai vedere il marchio che gira sul web, fai vedere il professionista che c'è all'interno dello studio legale, quindi è solo tutto positivo. Assolutamente sì, però come ti ho detto prima, ribadisco, la cosa bella è che c'è stato un grosso lavoro da parte tua, nostra, nel creare un determinato servizio in modo tale che non fosse solo un servizio pubblicitario, ma informativo, che è diverso. Cioè, il cliente deve capire che quel messaggio è un messaggio che vuole arrivare a un obiettivo, non solo per fare pubblicità a se stessi, come a volte si usa e si tende a fare. Quindi Esatto. non è uscire solo il più bravo, ma hai un problema di questo tipo, sai che puoi rivolgerti a me, che sono preparato in materia. Esatto. Questa è la chiusura perfetta. Credo che abbiamo detto tutto, il video è anche già abbastanza lungo, quindi ti ringrazio Andrea, Grazie a te. ringrazio tutta la struttura dello studio legale Tagliapietra e per qualsiasi informazione potete contattarmi. Grazie Andrea. Grazie a te.